oggi in uscita col mio piccolo, andiamo a fare un po' di commissioni e voi venite con noi. Ciao! Siamo appena tornati a casa e questo è tutto quello che ho preso dal fruttivendolo nostro amico e ora vi faccio vedere un po' che cosa ho comprato. Mazzetti di fiori di zucca, del sedano, un mazzetto di basilico, delle carote, un po' di questa tipologia di pomodori che io li trovo gustosissimi. Ne ho preso un bel po'. Una bella lattughina, un'insalata veramente di tipo iceberg, ok? Due belle melanzane, che dove io le andrò a grigliare e congelare. Tre piccoli pezzi di cipolla per poter fare il soffritto, perché vorrei fare appunto il soffritto di sedano, carote e cipolla. Quindi poi vi faccio vedere come lo faccio. Frutta, ho preso delle banane. In video si vedono verdi, ma sono abbastanza mature. Anche perché mio figlio le sbrana praticamente in un attimo e preferisco dargliele già quasi mature. Le pesche, dei limoni, delle belle noci pesche, guardate qua, buonissima, uno già me l'andrò a mangiare adesso, kiwi. Anche perché stasera avremo a cena degli amici e vorrei fare una bella macedonia di frutta. I pezzi forti di oggi sono un bel avocado, già abbastanza maturo. Ho voluto acquistare un mango, io non l'ho mai mangiato, quindi vorrei provarlo. Ne ho acquistato uno solo e ho trovato la mia amata anguria perla nera, questo è il marchio, dove praticamente trovi questa anguria senza semi all'interno.
Allora, nel frattempo che la roba è in ammollo, uso questo tempo per preparare il mio soffritto classico, sedano, carote e cipolle. Allora, il soffritto è quasi pronto, però tagliandolo al coltello, vedete, non è venuto proprio sottilissimo e finissimo, quindi lo andrò a ripassare un po' all'interno del frullatore. Decisamente meglio. Continuo. Li vado a porzionare all'interno di questo contenitore per il ghiaccio, in modo che ho sempre a disposizione le quantità, insomma, che mi servono. Adesso li lascerò congelare per un po' e fra qualche oretta poi continuerò a fare l'altra parte di soffritto. Ragazze mie, sono dovuta riuscire, mi ero dimenticata di acquistare delle cose. Sono in circa le 3 del pomeriggio e adesso si torna a casa. Allora, ho finito di prendere il caffè, devo finire di sistemare un po' di cosine qui nella cucina e poi andrò a fare un piccolo borsoncino perché manderò mio figlio dai nonni al mare, così si farà qualche giorno di mare. Vi mostro cosa ho acquistato da OVS. Eccolo qua, praticamente è un piccolo pensierino che farò alla coppia di amici che verranno stasera a trovarci, visto che sono in attesa di un piccolo
piccolino, ho deciso di acquistargli questo bellissimo e morbidissimo accappatoio. E la cosa bella è che l'ho preso da OVS, ma è in collaborazione con la Thun. Ha un prezzo veramente ottimo. Mi hanno detto che è della nuova collezione e sono quegli accappatoi in cotone, sì, sì, in cotone. E sono quegli accappatoi dove c'è la parte dove all'interno, aspettate, dicevo, dove all'interno si infila la testolina del bimbo e poi rimane tutto l'accappatoio aperto con cui puoi asciugarlo. Mi piace, molto carino. Poi vi volevo mostrare a che punto è il mio soffrettino. Allora, io cosa ho fatto? Siccome mi ero dimenticata di levare il ghiaccio dall'altro portaghiaccio, praticamente ne ho fatto uno, come vi dicevo e come vi avevo mostrato, dentro. L'altra parte che mi è rimasta, praticamente l'ho chiusa in un sacchetto gelo. Forse così lo riuscite a vedere meglio. Allora, vedete? È praticamente diviso in quadrotti. Mi sono aiutata con una cannuccia e ho inserito il mio soffritto all'interno e poi sono andata a dividerli in questo modo, così e così, formando poi dei semplici quadretti, così quando poi ho necessità del mio soffritto ho già la porzione pronta. Yeah! Ciao! Allora, il bimbo è andato al mare, io mi sono vestita velocissimamente, come vi mostro, praticamente nulla, mi sono vestita in maniera molto molto veloce e semplice, ho utilizzato una canotta di quelle che vi avevo mostrato già in un altro video di Calliope, che sono comodissime e freschissime. Ho abbinato questa gonna pantalone, si può definire così perché sembra una gonna ma in realtà è un pantaloncino largo e fresco. Non mi trucco, non mi faccio nulla perché ho caldissimo, tanto ho la mascherina, questa qua tra l'altro comprata da Zuiki, molto carina, e nulla, spero che sia l'ultima uscita della giornata perché non ce la faccio più. Vado a prendere il pesce e se riesco vi mostro quello che cucino, che cucinerò per stasera. Allora, sto iniziando a cucinare, inizierò a fare i polipetti al sugo, ricetta semplicissima. Io all'interno di questa pentola ho messo dell'olio con un po' di aglio a soffriggere e adesso andrò ad inserire subito subito questi bei polipetti e li andrò a fare al sugo, vi mostro come. Ok, allora ho cambiato pentola perché con questa ci vado più comoda e con l'olio caldo, come vi sto dicendo, e un po' di aglio ho inserito i polipetti che si sono già rappresi, se si può dire così, vedete che già si stanno cuocendo. L'acquetta che vedete giù praticamente è la loro acqua, quindi io non andrò ad aggiungere nulla, andrò semplicemente a sfumarli fra qualche minuto con un po' di vino bianco, dopodiché aggiungerò un po' di della salsa di pomodoro per creare la zuppetta di polipetto e ci accosterò un po' di crostini. Vedete quanta acqua hanno levato?
praticamente io con la loro acqua li andrò a cuocere per all'incirca 20 minuti, proprio con la loro acquetta che hanno cacciato fuori. Ho inserito anche un po' di prezzemolo e li farò cuocere all'incirca 20 minuti nella loro acqua. Passati i 20 minuti a fuoco lento, aggiungerò della salsa e li farò cuocere per altri 20-25 minuti, perché questa ricetta ha una cottura di 40-45 minuti a fuoco lento. Allora ragazzuole, io vi chiedo scusa se magari non vedrete le clip per quanto riguarda la ricetta, ma ho avuto un po' di problemini con il cellulare, però sono riuscita a fare qualche foto e magari nel frattempo che parlo e vi saluto vi metterò le foto dei piatti che ho cucinato per stasera. Nulla, di sicuro i più attenti si sono accorti che ho cambiato look, ebbene sì, con la scusa che questa mia amica è venuta a trovare e fa la parrucchiera, ha deciso di farmi un bel taglio di capelli. Come potete vedere ho accorciato la parte davanti dei ciuffi, ho scalato un po' il davanti, poi magari se riesco vi metto una foto per farvi vedere il capolavoro che è riuscita a fare su questa faccia orrenda e stanchissima dopo una giornata piena che, come avete potuto vedere, di andi rivieni, avanti e indietro, eccetera eccetera. Comunque, detto questo, io i miei nuovi e stupendi capelli vi salutano. Io come sempre vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like se questo vlog vi è piaciuto, attivate la campanella in maniera che quando usciranno nuovi video una notifica vi avviserà. Detto questo, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo fra qualche giorno con un nuovo video. Ciao!